un futuro al povero. Non è detto che il povero, se nasce povero, deve morire povero. E non è vero che il povero è così in quanto tale perché un destino cinico e baro lo ha colpito. Il povero più delle volte è disoccupato, il povero non vuole da mangiare, il povero vuole lavorare. Questa è la rivoluzione del reddito di cittadinanza, contrastare la povertà investendo sulla formazione delle persone. Noi siamo certi che i cittadini non trovano lavoro perché molto spesso i nuovi lavori non trovano i cittadini. Queste sono persone che sono generiche, secondo quelle che sono le classifiche dell'INPS, vengono considerate generiche, cioè non hanno una specializzazione. Quindi sono coloro che effettivamente trovano più difficoltà a inserirsi all'interno del mercato del lavoro. Dobbiamo creare questo ponte tra i cittadini e le imprese puntando sulla professionalità. Cioè puntando su nuovi profili professionali che possano allargare le percentuali di riuscita. Certo, non è una bacchetta magica, non ci potrà essere lavoro per tutti, lo sappiamo, ma proviamoci, cambiamo un po' il paradigma, cioè smettiamo di dare loro solo da mangiare e poi questo è un paese dove non c'è lavoro, eccetera. Cerchiamo di crearlo, vediamo un po' di trovare altre angolature attraverso cui arrivare ad apportare loro un minimo di benessere che gli consenta un'esistenza dignitosa. De Nicola, cioè...